È iniziato il nuovo anno scolastico in presenza, dopo quasi 2 anni di didattica a distanza. I ministeri in favore dei bambini e i ministeri per la gioventù hanno inviato il tradizionale messaggio di auguri agli studenti. La Fondazione Antonino Caponnetto ha conferito 2 premi all'Istituto Adventista di Firenze e al circuito radiofonico Radio Voce della Speranza. La premiazione si è svolta in occasione della conclusione del corso di formazione online Dialoghi sulle mafie, promosso dalla Fondazione e dalla Facoltà Adventista di Teologia. È avventista il nuovo Presidente della Repubblica dello Zambia, eletto il 12 agosto con la maggioranza assoluta dei voti. Tra i suoi obiettivi, unire il Paese e difendere la libertà religiosa di tutti. Queste notizie e altro ancora fra poco. Benvenuti al videogiornale avventista, una produzione Oppo Media Italia. I 2 dipartimenti della Chiesa avventista che si occupano dei bambini e giovani hanno rivolto un messaggio agli studenti all'inizio del nuovo anno scolastico. L'Eterno sta alla tua destra. Tratto dal Salmo 121, è il testo biblico dedicato dal Ministero in favore dei bambini, agli scolari e agli studenti. A loro augurano un inizio con la protezione di Dio. I ministeri per la gioventù hanno scelto il testo biblico «Il Signore, il tuo Dio, sarà con te dovunque andrai». Tratto da Giosuè 1:9. Il loro augurio è: ovunque saremo, qualsiasi cosa faremo, Dio sarà con noi, e questo è più che sufficiente per vivere un altro anno fantastico. Il 4 settembre, nell'aula magna Vittorio Fantoni della Facoltà Adventista di Teologia di Firenze, si è tenuta la cerimonia di consegna degli attestati ai partecipanti del corso online Dialoghi sulle mafie, organizzato dall'Istituto Adventista in collaborazione con la Fondazione Antonino Caponnetto. Alla cerimonia sono intervenuti l'assessore alla cultura della legalità del Comune di Firenze, l'ex presidente della Commissione Antimafia, i vertici della Fondazione Caponnetto e dell'Istituto Adventista. Per l'occasione la Fondazione ha consegnato 2 premi OMCOM, Osservatorio Mediterraneo sulla Criminalità Organizzata, all'Istituto Adventista e alla Radio Adventista. Radio Voce della Speranza è onorata di ricevere un premio da una fondazione così attiva nel combattere l'illegalità. Lo ha affermato Vincenzo Annunziata, direttore aggiunto dell'emittente, dopo aver ricevuto il premio OMCOM 2021 per l'informazione, assegnato al circuito radiofonico adventista dalla Fondazione Antonino Caponnetto. Ascoltiamo un breve intervento di Annunziata. Sicuramente ad alcuni potrà sembrare strano che una radio evangelica si possa interessare a problemi come quelli di cui si occupa la Fondazione Antonino Caponnetto, nota per il suo impegno nel contrastare la mafia e le attività illegali. Evangelici però non significa solo pensare, occuparsi di religione, di spiritualità, ma anche dei problemi sociali che attanagliano l'uomo di oggi. Infatti, tra gli scopi della nostra missione come RVS abbiamo la condivisione dei valori del messaggio cristiano con la promozione delle relazioni umane e la qualità della vita per accendere la speranza. Infatti, non a caso, il motto di RVS è «Accendi la speranza». Siamo uomini e donne, viviamo nel tessuto sociale e attraverso il mezzo radiofonico, oltre che a dare messaggi di carattere spirituale e religioso, informativo, sociale, culturale, curiamo, o meglio, cerchiamo di curare anche il benessere individuale della persona e della famiglia. I cristiani non devono essere isolati dal mondo, un po' come gli eremiti di alcuni monasteri, ma vivendo nella comunità devono dare il contributo per una vita migliore. Ora una notizia dall'estero. È avventista il 7° presidente della Repubblica dello Zambia. È stato eletto l'agosto scorso con 1 milione di voti in più rispetto al presidente uscente. Tra i punti forti del suo programma spiccano l'unificazione del paese, il rilancio dell'economia e la difesa della libertà religiosa. Assiduo frequentatore della Chiesa, lo scorso anno aveva ricevuto la distinzione di capo guida scout
insieme con sua moglie. I dirigenti avventisti in Zambia chiedono di pregare per lui perché Dio lo guidi e lo protegga. Nel mondo ci sono ancora 773 milioni di adulti analfabeti e in maggior parte sono donne. Lo ha affermato l'agenzia umanitaria ADRA l'8 settembre in occasione della giornata internazionale dell'alfabetizzazione. ADRA realizza progetti di istruzione per adulti in vari paesi del mondo. E l'agenzia ha anche lanciato la campagna Tutti i bambini del mondo a scuola. Guardiamo il video. Ogni urlo che sento, ogni pallottola che esplode, ogni respiro potrebbe per me essere l'ultimo. Ogni mattone che sollevo, il caldo torrido, ogni pausa che non ci prendiamo. Ogni uragano, ogni inondazione di un'aula, ogni libro di testo e ogni sogno, sepolto sotto al fango. Ogni momento da sola, ogni giorno senza fine, ogni speranza svanita per un amico, un compagno di classe. Ogni infanzia perduta, ogni sposa prematura, ogni ragazza costretta a consegnare la propria vita. Ogni bambino affamato, ogni rifugiato. Ogni bambino nel mondo merita di sentirsi libero. Conosco le grida di dolore e il rumore dei proiettili che esplodono. A scuola mi sento finalmente al riparo dalla violenza. Basta con i mattoni e l'arsur del giorno. A scuola posso finalmente imparare, mangiare e giocare. Basta con lo scompiglio e la sofferenza provocati dagli uragani. A scuola impariamo anche quando piove. Basta con i giorni solitari. A scuola ho degli amici e una casa accogliente. Basta con le bambine date in sposa contro la loro volontà. A scuola le bambine prendono in mano la propria vita. In tutto il mondo i bambini come me, andando a scuola, possono trovare la speranza e imparare a vivere liberi. In tutto il mondo i bambini come me, andando a scuola, possono trovare la speranza e imparare a vivere liberi. In tutto il mondo i bambini come me, andando a scuola, possono trovare la speranza e imparare a vivere liberi. A metà agosto una parte della Sicilia si è tinta di rosso. Era il colore delle magliette dei 40 giovani avventisti che hanno partecipato al campo estivo. Il centro Le Sorgenti a Valle Grande, in provincia di Enna, ha accolto i giovani provenienti da varie parti d'Italia, naturalmente in osservanza delle norme anti-Covid. Ai momenti di spiritualità e riflessione si sono aggiunti giochi e altre attività, tra cui la visita alla donna vivente più anziana nata in Italia e più anziana in Sicilia. Nonna Maria, 112 anni, ha ricevuto un mazzo di fiori e una poesia composta per lei mentre i giovani cantavano sotto la sua finestra. Sabato scorso il mondo ha ricordato i 20 anni dagli atti terroristici dell'11 settembre 2001, una data che ha segnato la storia. Il presidente della Chiesa Avventista nordamericana ha invitato a pregare per coloro che hanno perso i propri cari quel giorno e a ricordare la speranza che proviene da Dio. Questo anniversario ha un significato particolare dopo la recente fine della guerra in Afghanistan. L'Istituto Avventista Villa Aurora di Firenze lo ha ricordato con una tavola rotonda dal titolo 11 settembre, la data infausta. Il senso della storia tra libertà promessa e diritti negati. Era l'ultima notizia del nostro giornale. Grazie per essere stati con noi. Ma prima di lasciarci, vogliamo dedicarvi un testo spirituale che questa settimana si trova nel Vangelo di Matteo al capitolo 19 e versetti 13 e 14. Il testo dice: «Allora gli furono presentati dei bambini perché imponesse loro le mani e pregasse, ma i discepoli lo sgridavano. Ma Gesù disse: lasciate i bambini, non impedite che vengano da me, perché il regno dei cieli
e per chi assomiglia a loro. Ora è proprio tutto. E ricordate che ci trovate su opmedia.it con notizie, video e podcast sempre aggiornati. Alla prossima settimana e che Dio ci benedica.